Ci sei, Arlo? Arlo? Sì, Omar, sono qui, mi senti? Ah, ok. Sì, io ti Siamo sento. già in live. Oh, bene, 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 buonasera. Buonasera a tutti, adesso lasciatemi controllare. Oh mio Dio, mi è sparito tutto, cosa è successo? Un attimo solo. Quindi possiamo far partire le qualifiche? Sì, un secondo solo che volevo controllare che funzionasse tutto, live compresa. Intanto diamo il buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa. Ok, adesso partiamo ufficialmente Ma che con... bello tornare a fare la live col mio amico Arlo. Sentirete una voce un po' diversa. un po' diversa, un po' più cupa, un po' più, ma sono sempre mio. In realtà Omar ha fatto un corso da doppiatore. Sì, devo fare un film. Vuole diventare Si il chiama prossimo Luca Sandro Ward. Ciotti. Mi chiamo Sandro Ciotti e devo fare il doppiatore del Sandro Ciotti. Ok, allora siamo anche su Twitch. E direi che ci siamo. Va bene, allora Io direi buonasera a possiamo farli tutti. partire le quali. Sì, direi che le facciamo partire. Tieni tu il tempo, Omar. Tegnumi. Vai allora, buonasera a tutti, buonasera amici. Vi salutiamo dalla cabina di commento di Racing Team Italia. Un attimo che abbasso, altrimenti sentite tutto doppio quello che dico. Siamo pronti per una live adrenalinica. Qui su Racing Team Italia, Nürburgring GP, gruppo 1 che si sfideranno questa sera. In cabina di commento, come sempre, il vostro Arlo, conosciuto anche come Ghost Rider, e questa sera un grande ritorno, una coppia inossidabile che si riforma, il mio grande amico Omar, come avete potuto sentire, alias tanta roba. Buonasera Omar. Buonasera, buonasera a tutti. Perché si è anche appena collegato, chiedo scusa per la voce, ma dopo 2 mesi di terapia, È già tanto stasera che riesci a volevo esserci. parlare. Allora salutiamo Axel, salutiamo Fededano, Mantextech, T-Mac, la Debbie, Debora, poi abbiamo Leon Lady, abbiamo il Gallo, Giuseppe, insomma siete in tantissimi già, Oliver vedo, ragazzi Jacopo, G-Panic, ragazzi siete tantissimi, Scalise, buonasera, buonasera a tutti amici. Allora, ricordiamo che Grazie per chi... il bentornato Jenny, un Ciao abbraccio. Jenny. Ehi, tu, non trattarmi male la Jenny. Chi ha detto niente? Anche perché poi ne devo subire le conseguenze io se la tratto Bravo, bravo. male. No, no, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Cosa stavo Il Gallo dicendo? ha azzeccato la coppia Il Gallo sì, il Gallo in sì. Telegram. Il Gallo sì, Gallo ha c'è. azzeccato la coppia, quindi hai vinto una cerretta alle sopracciglia con la cerretta che è a 172 gradi e te la strappa un cavallo. Fantastico, un premio degno di nota, direi. Il Gallo, scusami, Beh, ovvio, il Gallo, mi eh. scusi, ci mancherebbe altro. Allora, aspetta che devo fare un magheggio qui in regia, devo cambiare il meccanismo che mi permette di vedere tutti gli ambaradan, ecco qua. Intanto magari quando dopo tu Perfetto. avrai tempo, se vuoi inquadrare le nuove livree della scuderia Racing Team Italia, che sono bellissime. Ci sono... Oh no, aspetta, questa è... Eccole qua, bellissime, bellissime, di un blu Italia, molto molto belle. Complimenti Racing Roma. Team Italia l'abbiamo Complimenti. voluto cambiare nella GR1. Ci sta, ogni tanto una rinfrescatina ci sta davvero tanto.
Ricordiamo che stasera chi non si collega è uno sternocleidomastoideo, quindi andatevi a cercare Sì, sul vocabolario cosa vuol dire. E un stasera non tremor, come c'è dicono in Puglia, è un tremor. un tremone. Non stiamo a tradurre, chi è pugliese, No, ce ne no, sono di pugliesi questo non si può nel proprio nostro gruppo. tradurre. E comunque, insomma, si sa, si sa. Va bene, va bene. Allora, siamo partiti con le qualifiche. Abbiamo i nostri piloti impegnati sul circuito Nürburgring GP, che è una parte del più famoso, ampio e antico Nürburgring Nordschleife, che è stato inglobato poi per dar vita al famoso 24 ore Nürburgring. Circuito tecnico, impegnativo, con delle variazioni, delle belle variazioni anche in altezza, delle curve abbastanza tecniche, abbastanza impegnative, un circuito che può piacere ad alcuni piloti un po' meno, lo sento Circuito abbastanza. storico, un circuito dove ci ha fatto all'epoca della Formula 1, della bella Formula 1, ci ha fatto veramente saltare sul divano, Assolutamente sì, assolutamente De sì. Monil, Mamma mia, che bei tempi. Coulthard, Che bei tempi. Schumacher. Sì. Il povero Schumi, che adesso è forzatamente a riposo, gli auguriamo di rimettersi quanto prima, perché insomma è già un bel po' che manca. Intanto nel frattempo c'è il suo figliolo che si sta prodigando e sta dando anche insomma delle belle soddisfazioni. Quest'anno, se non sbaglio, va sulla As, forse. Sulla AS, sì, mi sembra anche a me di aver sentito queste voci. Sicuramente, sicuramente cercherà di ricalcare le orme del famoso padre, anche se insomma è un bel Sarebbe uno dire, spettacolo. sarebbe uno spettacolo, sarebbe una bella novità in questa Formula 1 che ormai da qualche anno ci sta diventando un po' soporifera, si fa un po' addormentare sul divano, manca Oh, un po' di Mantes, sei emozione. storico. Mantes, ecco. Ti sta andando del vecchio? No, sono cazzi suoi dopo nel gruppo. No problem. Ai ai ai, Mantextech, mi sa che ti sei tirato una zappata sui piedi. Ace of Pix ci fa sapere che gli piace la Haas. Matteo Perfetti dice: sono Mperf54. Non so se vi ricordate di me. Ho preso GT Sport, molto bello, poche macchine e piste. Beh, sì, è un po' il difetto di questo gioco, però ci ricompensa No. con delle bellissime immagini, con delle bellissime Sì. gare. Ci ricompensa soprattutto perché Racing Team Italia lo sfrutta al 110% e ci fa correre dei piloti che ci sanno emozionare. E comunque, insomma, ci sono delle belle novità anche su Racing Team Italia, le saprete molto molto presto, quindi Comunque state. no. Sì, no, No, diciamo che dico per il gioco. alcuni si No, ma lamentano di soltanto sei questa mesi cosa. che non lo aggiorno di macchine e di Ma cosa vuoi che piste. sia? Ma Oh, il sono cagariso lì è sentimenti. contento lo stesso, lui così. Eh sì, Sì. il nostro amico, vabbè. Che cazzo vuoi lì? Canzunori Sì. San, Sì, vabbè. sa un cazzo, non sa da che sono sei Ormai mesi che non fa lui i niente. soldi se li ha messi in tasca e ciao Beppe, come si suol dire. Va bene, abbiamo un Kimi Räikkönen che intanto si è portato in pole provvisoria con 1,44 e 294, ma insomma sappiamo che i tempi devono ancora venire fuori, quindi attendiamo di vedere cosa succederà. Bullega intanto sta martellando già da adesso, seconda posizione temporanea per lui, Gigi Rox al momento terzo, poi c'è Matteo Fix, Falco, Mourinho e Hulk. Hulk che nell'ultima gara, settimana scorsa, ha dato più volte prove di forza fisica nel contatto con i propri avversari. Sembrava abbastanza determinato a portare a casa una buona posizione. Vediamo cosa risolverà questa sera. Poi abbiamo Strammer, il nostro Antofox, il leader del campionato, al momento in nona posizione. Settimana scorsa ha fatto una bella gara, ha cercato di rimontare quanto più possibile, insomma ha portato
a casa dei bei punti. Antofox, al quale facciamo gli auguri, auguri Anto, come ogni volta, altrimenti porta male. Abbiamo poi Axel, attualmente in decima posizione, anche lui protagonista di una bella gara settimana scorsa. Ma Axel è cresciuto veramente, poi sì, adesso che c'ha il volante ancora di più. Sì. Abbiamo poi Giovannis, che lo ha superato in questo momento nella graduatoria, come Strammer. Un altro bel pilota, che è venuto su dalla Rookies, l'hanno buttato su queste vetture. Ma però il suo lo fa. Assolutamente, ma li vedremo sicuramente crescere. Intanto GG Rox si porta davanti con un 1.44.085, dando 2 decimi. Ma qui mi sa che vediamo un bel 43 basso, vede stasera. GG Rox adesso ha la penalità sulla cavessa. Buonasera anche a Pinedos, buonasera a Goku, buonasera a Io Sono Io, buonasera a tutti ragazzi. Goku è Edo, giusto? Sì, esatto. Edo, mi raccomando, non è la scheda video. Le raccomandazioni, quelle interne. Va bene. Allora, che dire Omar? Abbiamo che un campionato... dire, guarda, ti dico una cosa. Abbiamo i primi 5 per adesso, che sono dentro un secondo, ma non è che se andiamo al sesto siamo tanto lontano, perché no, un secondo decimino, fino al settimo sono lì, già è molto combattuta fino al settimo sono lì, ma però avevamo Mourinho che stava girando ancora con le morbide. Beh, siamo comunque un po' la benzina, siamo comunque ai massimi livelli. Gruppo 1 è la top class del VRL, quindi ci sta che macchine di altissimo livello, piloti in gambissima di altissimo livello anche loro, ci sta che i tempi si equivalgano parecchio, quindi vedremo anche questa sera una bella gara, bella combattuta, mi auguro. Il circuito si presta molto, perché comunque insomma abbiamo bello. Delle belle curve, abbiamo dei bei rettilinei per prendere velocità, per prendere la scia, per azzardare delle belle staccate in fondo ai rettilinei, quindi mi auguro io ne vedo 13, perché mancava qualcuno. Mi prendi un attimo in contropiede. Aspetta, guardo io. Non posso guardare io perché ho il timer. Aspetta, che guardo io su un salto al volo, come si suol dire. Fai un salto al volo. Un salto al volo, guarda, te lo dico subito. Fai un po' Jumper e Superman. Un salto al volo. Mi sa che ho parlato troppo presto, vediamo se riesco a recuperare la lista del VRL2, se no se nel frattempo... No, tu ne vedi 13 o 14? Io 13. Allora sono 13. Mi sa che manca qualcuno. Chi sarà mai? Te lo dico subito, allora guardiamo. Azzurro Napoli ha problemi con la play. Vedi che manca la spunta. Sì, ok, ci siamo. Tornano i conti, dove erano andati non si sa, però sono tornati, quindi tutto sono bene. Tornati, infatti al bar, eravamo un po' preoccupati. Sono aperti. Siamo tutti gialli adesso. Spritz come Simpson, se non ci fosse un domani. E i nostri amici piloti, i nostri cari piloti, stanno cominciando a cambiare i pneumatici, a mettere gomme fresche per fare il time attack, la pole, l'attacco alla pole. Brutta cosa l'età. Non so a chi ti stia riferendo. Ma non penso a me, te, né io, Oliver, né Omar, perché sennò abbiamo sicuramente a 10 punti di penalità, Oliver. Sì, e 10 secondi capito dalla griglia di partenza della prossima gara. E... Sì. Oltre alla gogna mediatica alla quale sarà sottoposto tutti i giorni fino al prossimo Gran Premio, una ceretta inguinale con il cannel, quello per mettere giù la carta catramata sui tetti. Mamma mia, che brutta roba. Sì, cari miei, dovete stare attenti a quello che dite, perché stasera siamo in due che vi danno le penalità, quindi occhio. Io e il mio amico Omar ci diamo una mano sotto questo punto di vista, e molti altri, quindi state all'occhio. Va bene, a parte Antofox, le facce, ha bruciato le lampadine davanti dei fari. Chi è a forza di sfanalare a Matteo Fix. Ma Matteo Fix sta facendo il suo giro di qualifica
Sono belli ingarellati. Devono essere, ma devono essere capaci loro, guardando un po' la mappa e un po' tutto, a capire quando anche lanciarsi. Dai, dai, che adesso cominciano ad abbassarsi i tempi. Omar 1:43.995 di Axel, seguito a ruota. No, beh. 90 millesimi di distacco da Gigi Rox, quindi un soffio. Beh, un bel tempo quello di Axel, Sì, 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 sì. Ma secondo me lo abbasseranno ancora, lo abbasseranno ancora. Quello di Axel, signori, è un bel tempo, Sì, sì, sì. Non sì, penso sì. che. Ma dai, può darsi che Gigi Rox gli ha risposto. Gigi. Subito, 1:43.816. Si danno le martellate sulle unghie proprio. Il tedesco Gigi. Che abbiamo scoperto che Varese diventerà provincia di Düsseldorf e quindi Como automaticamente, esatto, per un discorso sotto, di chilometraggio proprio lì diventa Germania. Monaco di Baviera praticamente. Monaco, provincia. Provincia di Monaco. Vabbè, a parte le nostre divagazioni geografiche, direi che stiamo veramente cominciando a vedere dei tempi interessanti. Anche Antofox si sta migliorando, è sotto di 3:37 il nostro Anto Bullega, intanto si è preso la terza posizione. Io, se mi permetti, prima di dimenticarmi, che è anche un po' difficile, che magari mi dimentico, voglio fare un grande abbraccio, tutto Racing Team Italia fa un grandissimo abbraccio alla moglie di Alessandro Amamazzo Boy. Assolutamente la moglie di forza, Alessandro, che... forza che dobbiamo diventare zii. Racing Team Italia stiamo già stampando le tutine da bambino con tutine, i simboli di Racing Team Italia, anche il ciuccio anche il biberò. Poi ci stiamo attrezzando per far fare i pannolini. Attenzione, e poi perché Bullega 43.414. Ragazzi, anche questo è un pilota niente male, ha fatto una garona la settimana scorsa, ragazzi, robe non ci credeva neanche lui. Sono finite le qualifiche, un minuto alla fine delle qualifiche. Salutiamo, dicevamo, la moglie di Ama, che ha avuto un piccolo scompenso, nulla di grave per fortuna, ma insomma nelle sue condizioni ci aveva fatto un pochino preoccupare, quindi la salutiamo, l'abbracciamo, così come il nostro Alessandro Amamazzo Boy, e gli auguriamo tutto il bene. Vicky Ama e Vicky moglie. eh beh sì, tale moglie, tale marito, io penso di no, perché la moglie di Ama sarà sicuramente 100.000 volte meglio di lui. Sì. Però insomma li salutiamo, ragazzo, li abbracciamo, sì, no, bravo ragazzo, peccato che beva, come si dice in Veneto, però bravo ragazzo, bravo ragazzo. li salutiamo, li abbracciamo caramente, sì. va bene, preparati stasera, perché qui sono in un secondo, ma cioè, sì, sono tutti attaccatissimi, guarda, tutti 880 millesimi tra Kimi Bracconen e Bullega. Mamma mia, anche Kimi Bracconen è un altro pilota da tenere sicuramente sott'occhio anche questa sera. Quanto manca? Dovremmo finite, esserci. Finite, sto scrivendo finite, fine finite. Qualifica. Grande, vedi la sinergia fra me e Omar. Finite qualifiche, quindi attendiamo che tutti finiscano il loro giro e diamo la griglia definitiva. Tanto io ci faccio anche la foto. Aspettiamo che finiscano tutti. Che una foto. Stasera sono Mazzeut, dice Oliver. Mazzeut. Tremon. Sono Mazzeut sul noce del capocollo e assolutamente Bullega rimane fermo in prima posizione con 1:43.414. Grande. Solo 51 millesimi lo separano da Antofox, che precede di 25 millesimi Gigi Rox. Ma devo dire però una brutta cosa, se me lo permette. Vai. Sono contento che è primo, ma non sono tranquillo per quanto riguarda la prima curva qui.
È impegnativa la prima curva del Nürburgring, è molto impegnativa, in discesa, gira a destra, chiude subito, sì, e poi gira dall'altra parte anche, quindi primo. Dai, è dura, però lei è dura, come dicono. confidiamo nella bravura, nella sportività dei ragazzi della Certamente, GR1. ma quello sempre, quello Beh, insomma. sempre. Beh, sono bravi ragazzi, sono bravi ragazzi. In Sì, fondo sono sì. bravi ragazzi. Però, come dicono a Bari Vecchia, le dura. Stasera le è proprio dura. A Le dura, proprio a Bari in centro, Bari piazza, Vecchia dicono piazza. le dura. Esatto. Sì, al bar d'Alpino. Va bene, abbiamo Io quindi, direi dicevamo, Gigi Rox possiamo partire quindi, terzo, giusto? Axel quarto, Kimi Bräikkönen quinta posizione, Maurigno sesto, Matteo Fix settimo, ottavo Dovizioso, Falcon nono, decimo Mattia 76, Hulk in undicesima, Stramer dodicesimo e Giovanni sa chiudere il gruppo in tredicesima posizione. Paul di Bullega Vai, 1.43 vai! contro 114. Andiamo, Via! andiamo con i motori a scatenare tutti i cavalli di questo gruppo 1 sull'asfalto tedesco del Nürburgring, tedesco come Gigi Rox, Come che Gigi abbiamo Rox. appena scoperto essere in provincia Sì. di Monaco di Baviera, Sì. adottivo però Non lo tedesco. sapevamo, Non lo sapevamo, non lo sapeva eh? neanche Non lo lui, sapeva neanche pensa, lui. neanche lui. Incredibile. Salutiamo tutti quelli che si stanno unendo, ragazzi. Non riesco a, adesso non riesco più a leggere la chat, quindi ci concentriamo Foto fatta, ma adesso sull'asfalto. stiamo qua Stiamo qui, adesso. stiamo qui. Si accendono i semafori fra pochissimo. I motori cominciano già ad urlare. Siamo Io guardo pronti dal alla settimo in poi, eh. partenza. Semaforo rosso acceso, pronti a partire. Via, partiti. Via, scattano Semaforo tutti, verde, scattano partiti tutti, tutti attenzione lì in benissimo. mezzo, ho visto gente che si buttava in mezzo, Bullega Attenzione. scatta benissimo dalla prima casella, Antofox subito Super pronto partenza. all'attacco, Gigi Rox si butta all'interno, largo Antofox, si butta Axel all'esterno di Gigi Rox, in terza posizione, poi abbiamo Antofox che va a recuperare, attenzione alle sportellate qui fra Gigi Rox e Axel che cercano di guadagnare quanto più Attenzione. terreno possibile per non perdere, Bullega che cerca invece di salutare la compagnia. Antofox rimane saldo in quarta posizione, si è creato Tutti a posto, sfilato tutti, un po' bravi, di bravi, divario bravi. con Maurigno. Kimi Bräikkönen ha perso una posizione, ora due Ma è appena Matteo stato Fix. sorpassato da Matteo Fix. Matteo Fix, poi c'è Falco Mi che ha sento preso la posizione su serio, no? Mattia 76 e Dovizioso decimo. Attenzione, chi è uscito? Chi è uscito in tredicesima Stavo posizione? C'è guardando davanti. Hulk. Hulk è uscito, ha fatto un po' un errore, credo, spero che. Eh sì, Hulk è uscito, sta rientrando, mesto Fai mesto, pure il piano replay, che piano. tanto io sto già guardando qua davanti, che sono già Purtroppo, lì. ho sbagliato tasto e mi è passato via, pazienza. Va bon, via, È via, via. andata. Hulk Bullega è uscito. comunque cerca di spingere E forte lì già va dalle già prime dietro. battute, ma c'è dietro Axel che ha Axel passato Gigi Rox. che lo Perché sta Gigi Rox ha fatto un tallonando da piccolo errore. vicinissimo, da vicinissimo. Attenzione, qui la curva è molto molto impegnativa, secca, gira una S, prima a sinistra, poi a destra. Bullega scivola un pochettino, Axel lo punta. Attenzione dietro a Gigi Rox che si sta riunendo al duetto davanti. E dietro le sue spalle c'è Antofox che rimane un pelino più staccato, ma neanche tanto, si sta riavvicinando anche lui. Occhio dietro, vedo un attacco. Era Matteo Fix? No, era sì, Matteo Matteo Fix su Fix su Mourinho. Maurigno. Matteo Fix su Mamma Maurigno e mia, si che infila ingresso! anche Kimi Bräikkönen. E va largo Un pelino Mourinho portato, Mourinho, accompagnato Kimi un po' all'esterno, Bräikkönen. si sta avvicinando Kimi Bräikkönen anche lui a Mourinho. Mattia 76 lo Attenzione segue. Gigi Gigi Rox e Rox, Antofox sono arrivati, sono su eccoli, Axel. sono su Axel, sta un pochino fuggendo Bullega anche questa sera in grande forma, in grande spolvero. Grande, grande, grande Marco. Ha Attenzione cominciato a Axel che capire il difende. giaguaro, cosa deve dargli da Sì. mangiare al giaguaro. Non gli dà le crocchette. No, gli dà pan biscotto. Ah, buono, col latte magari, buono. Col Gigi miele, Rox, col miele. attenzione, sono un terzetto Latte. qui, Axel, Gigi Rox e Antofox, tutti belli compatti per la terza posizione, per la seconda posizione in realtà.
occhio anche a Matteo Fix che si sta facendo sotto qua dietro, attenzione fra Mourinho e Kimi Brakonen, c'è una bella lotta. Alle loro spalle c'è Mattia 76 che precede David Kay, un pochino più attardato Strammer, ma neanche tanto. C'è poi il nostro Aldo Fico che ha perso Anto un po' di Fox posizione. Si fa vedere. Anto Fox si fa vedere. Si è fatto vedere gli spicchettini di Matteo, di Gigi Rocchi. Attenzione, attenzione. Al dente avvelenato Anto Fox deve prendere quanti punti, più punti possibile per mantenere la leadership in campionato. E quindi lotta, lotta, spada tratta il nostro Anto. Saluti Anto, auguri Volpe, auguri Volpe. Tanto abbiamo il nostro amico Hulk, ultimo poverino, ha 21 secondi, ma lui non demorde. Ma stavo guardando Aldo che ha perso un sacco di posizioni qua nel primo giro, è arrivato forse un errorino. Qualche errorino per il nostro Aldo. Giovanni in 12ª posizione a seguire e Hulk purtroppo 13esimo, molto molto attardato dopo quell'uscita. Speriamo che riesca a recuperare un pochino il nostro Hulk, che è un guerriero anche lui. Bollega ne approfitta per scappare via un secondo e uno, si sta davvero divertendo Bollega qui davanti, sì. Speriamo che riesca a mantenere la concentrazione. Axel ha distaccato un pelino Gigi Rox, mezzo secondino per lui di vantaggio su Gigi, che invece deve difendersi da Anto Fox che lo sta puntando da vicino. Lo punta veramente molto molto da vicino il nostro Anto. Eccolo qua, vedo polvere alzarsi, fa sempre un po' paura quando vedo la polvere che si alza perché non vedo la macchina davanti, mentre Mourinho e Kimi Brakonen si stanno scambiando delle belle mazzate anche loro, delle mazzate, mazzate anche loro. Penalità per Mattia 76, 2 secondi. Ah, qua è un'uscita di pista, che tra l'altro Mattia 76 sta facendo la live nel suo canale, che non so quanto possa giovare la live quando ci sono queste strategie, però lasciamo stare. E aveva anche 4-5 persone che lo stavano guardando, magari di guardare la nostra, ma che li vedono lo stesso. Attenzione, venite, che c'è Kimi Brakonen, Kimi Brakonen che si è affiancato, io tanto gliela lancio a Mourinho. abbiamo visto Kimi Brakonen ogni tanto mette il naso vicino alla fiancata di Mourinho. Eccolo qua che esce dalla scia, vediamo se alla staccata avrà la meglio Kimi Brakonen. Sì, alla meglio Kimi Brakonen, si infila, vediamo se Mourinho riesce a rispondere, prova l'incrocio della traiettoria, no, Kimi Brakonen esce più veloce, gli chiude la porta e lo saluta. Punta. Questo è il giro che è aperta la pit lane, ma non penso che qualcuno entri già adesso, però ti faccio subito una carrellata di gomme. Bene, la bene. Maggior parte ha le medie, meno che Mourinho che monta le morbide. Morbide, penso che monti le morbide, dopo se vuole montare qualcos'altro guarda anche lui. Dopo c'è chi? Dopo c'è Strammer che anche lui monta le morbide, Mattia 76 monta le morbide, okay. E dopo tutti ancora con le medie. Attenzione Falco che arriva su Mattia 76 scodinzolando come un chihuahua in preda a un attacco infalcato di... chihuahua sì, infalcato il nostro amico Muhammad Aldo Halim Falco Mohamed Ali Falco, chi sa chi può ma sapere, chi sa saprà quando riguarderà la live, riderà. Si farà una sono bella le risata. Cavolate che ci diciamo noi nel gruppo, sì, nel nostro gruppo admin, perché noi siamo sempre molto seri e compassati. Sì. Assolutamente. Solo uno la pensa, solo... l'altro la inventa, l'altro la dice, quindi e l'altro la subisce. Esatto. Attenzione bene. Perché comunque volevo dirti che Axel si è avvicinato tantissimo a Pulga. Quindi vuol dire che l'ha ripreso, vuol dire che cominciano a spingere adesso questi qua dietro. Anche questi davanti non scherzano. Forse no, è Pulga che ha cominciato a dire aspetta che risparmio qualcosina. Può darsi meno anche male. Quello. Ho sì, visto quello che riesco a fare con la Jag. Risparmio. Chi lo sa, magari se invece si sta nascondendo un pochino e ne ha molto di più. È quello, no? Chi lo sa? Perché è un po' un elastico. Diciamo che Axel si avvicina parecchio nel settore 3, dopo Pulga prende nel settore 1 e 2, però recupera tanto Axel nel settore 3 nei confronti di Pulga.
Jimmy Raccone, che ha quindi passato anche Matteo Fix, ragazzi. Jimmy Raccone sta facendo un recuperone. È passato Ma Matteo Fix. lui è partito lì, ha fatto c'è stato un po' di parapigli all'inizio e ha preso delle Sì, posizioni. ci sta insomma all'inizio, Dopo all'inizio sappiamo sì. benissimo che Kimi Bracken è uno di quei piloti che piuttosto tira sul piede, dice la gara è ancora lunga, Ah non sì. tengo giù il piede, non vado a rischiare di rovinare la mia gara, anche quella di un altro, è E poi molto sportivo. lui pensa sempre, sono mica uno starno Cleido Masfideo, cioè, voglio Ma questo che capisco. E chi non l'avrebbe mai pensato? dire. Comunque No, c'è non sono Hulk che mica sta come quelli che recuperando. non si collegano a Twitch per vedere Racing Team Italia. Andrea di Santeria. Problema loro. Comunque ti stavo dicendo che Dica. Hulk ha recuperato veramente tanto perché quando l'avevo guardato era 23-24 secondi da Giovanni e adesso è a 16 secondi e ti dico che sta facendo anche dei buonissimi tempi. Sì, Quindi Hulk all'inizio era ancora a 21 secondi, quindi ha 21, 22, recuperato 23, veramente. Sì, sì, sì. adesso sta recuperando veramente Attenzione, forte. Alto Fox, si affianca a Gigi Rox, fa sentire la presenza, ruota, ruota. Eccolo lì, Fa eccolo lì sentire la presenza. Anto. Aspetta che andiamo a vederci subito. Attenzione perché ha Eccolo là che si detto non ti affianca. rilassare, giovane tedesco, che io sono qua. Bel pampino, stai attento. Pampino, stai attento che io sono qua dietro. Che poi dovrebbe essere Gigi che gli risponde in tedesco, no? Anto che parla tedesco, Anto non è tedesco. Sì, però lui vuole subito fargli capire che Ah, sa vuole che non è parlare la stessa tedesco. lingua, dici, per Sì, per farsi così lo capisce. intendere. Ah, Sì. ok. Ci sta. Penalità per Axel, ci dice Oliver, andiamo a vedere. Sì, beh, ma l'ha già Penalità quasi per detto, Axel, sto sì, è scontato, avuto un pochettino. Attenzione perché prendici. Mourinho si è rifatto sotto a Matteo Fix Attenzione. e si è all'inizio. Axel, ho visto. Fuori, 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 fuori. Fai pulire le gomme, fai pulire le gomme. Vediamo cosa è Mamma mia. successo, andiamo a vedere cosa è Qui è andato successo. a sporcare interno. Mamma Quando ti butta mia. fuori così Eh sull'esterno, hai no, è andato sporcato. largo, è uscito È largo andato e poi non l'ha largo? tenuta. Ai, peccato, peccato, stava facendo. Ah! Poi rientrando gli si è tutta intraversata. Che peccato, adesso Axel Peccato, deve peccato. recuperare. Assolutamente deve pestare forte sul pedale per andare a recuperare Intanto la Mourinho è posizione. incollato, che ha fatto l'errore per non toccarlo, è incollato Matteo Fix e è stato recuperato subito da David Kane, ha tirato lungo, diciamo, la frenata per non andare a scontrarsi con Matteo Fix. Eccolo David Kay Molto, che è molto corretto, incollato e in bravo. scia al buon Mourinho, esce dalla scia, adesso David Kay si affianca, prova il sorpasso, va lungo David Kay, peccato, peccato, ha voluto chiedere troppo ai suoi freni, San Brembo gli ha detto no, questa volta no. Ci sta, non può mica Invece quello sempre essere avanti, Natale. Bulega già Attenzione, si è Strammer deve aver liberato. fatto un errorino perché l'ho visto sorpassare. Strammer è da Falco, adesso lo sta sorpassando proprio, No, ma l'ho visto andare un po' lungo, mi è sembrato che fosse Strammer un ricordo pochino che ha le lento. morbide. Sì, all'interno della curva gli si è un Invece pochettino Falco ha le medie, imbarcato. sì, Falco quindi è passato al decimo posto. Ti stavo dicendo che intanto con l'uscita di Axel purtroppo Bulega si vede che si è un attimino Rilassato. rilassato e invece Anto Fox sta spingendo il Deutschland Gigi Rocchi dicendo vai a prenderlo che adesso abbiamo un'opportunità in più avendo un pilota forte in meno davanti da dover passare. Sicuramente Gigi Rocks non si lascerà scappare questa opportunità e Anto Fox cercherà di restare al gancio con Gigi per andare, Sì, come hai detto ma giustamente dai, tu, a prendere Bulega. io vedo i tempi, io posso, tu no? Cioè, Io no, io no. questi tre qua davanti, allora Con le medie. sono dei robot, ai robot li chiamiamo così, Stanno girando 1,45 e 4 con le medie, ragazzi. Io ricordo Ma che la bello che sono pole tutti è lì, eh? 2 secondi più bassa, voglio dire, non è chissà cosa. Quindi. Sì, ma adesso staranno anche usando il Beh, carburante sì, e le sicuramente. mappature.
Tanto pure che te l'ho detto. Si è riavvicinato a Kim Brakkonen. Sì, ma già piccola penalità, niente di sì, attenzione Mourinho, attenzione Mourinho, si è fatto sentire nei confronti di Matteo Fix. Anche attenzione qua, perché anche qua Matteo grandi Fix. Grandi lotte con Matteo Fix. Attenzione, si fa vedere all'interno, ma troppo all'interno. Lì non puoi passare. Lì non si lì può non passare. C'è Gandalf che dice che non puoi passare lì. Occhio. No. Bella, bella, bella combattuta. Eccolo. All'interno, sportellatine, buoni ragazzi, buoni. Fatti bravi. Le livree costano. Guarda, affiancati ancora in due a fare la curva. Bellissimo. Che bravi. Bravissimi. Che bravi. Ha avuto la meglio, Mourinho. Sì, sì. Ma perché le gomme morbide? Beh, sicuramente quelle fanno Matteo la Fix, differenza. Lo sta tenendo lì, quelle gomme, sì. Quelle gomme medie. Bravo Matteo, attenzione, ci riprova subito. All'interno subito, gliela restituisce. Che cosa bravo. Stanno facendo? Bravi, guarda ragazzi. Lì te che tanto io guardo qua davanti. Assolutamente sì. Cosa stanno facendo questi ragazzi? Grande lotta, come giustamente faceva notare Omar. Mourinho è dotato di gomme morbide, invece Matteo Fix sta lottando con le medie. Grande lotta fra i due, bravi entrambi, sì. Bravi entrambi. Bravi. Abbiamo poi alle loro spalle Dev DK, un pochino sono soltanto staccato. Annusati un attimino. Eh sì. Come fanno i cani, dopo hanno detto no, aspetta dai. Sei maschio anch'io, beh, ora allora a posto così, amici come prima. Gigi Rox intanto amici come prima. Gigi Rox intanto sta un pochettino, si è un pochino allontanato da Anto Fox, forse Anto ha un pochino mollato o Gigi Rox ha accelerato, non lo posso sapere. Mentre Kimi Brakkonen è riuscito a staccare un pochettino ancora Axel, rimane fermo in quarta posizione Kimi Brakkonen. Adesso si è tutto un pochettino cristallizzato. Adesso sono nella fase sì, un po' di studio, un po' di... Che adesso sarebbe invece la fase magari di tirare, quando vedi gli altri che io farei il contrario, no? Ma sai cos'è secondo me? Spingerei ancora un po' così mi allontano, dopo sai cos'è secondo gara, me, che sti ragazzi si allenano insieme tutta la settimana più o meno, no? Sì, e quando sì. Arriva il momento della gara le strategie si assomigliano un pochettino tutte, perché durante la settimana hanno girato insieme, vedono cosa fanno gli altri, magari prendono spunto l'uno dall'altro e a volte finisce che più o meno fanno tutte le stesse cose, quindi bisogna un attimo capire chi avrà il coraggio di differenziarsi e provare a fare una strategia un pochettino diversa. È quello, no? Se tu l'hai fatto tutta settimana, io cambierei, sì. No? In questo momento invece io spingo. Per schiazzare l'avversario. Perché spingo, dopo piuttosto la provo tenendo, risparmiando alla fine, che è anche consumata, la macchina poi è più leggera, quindi consuma di meno. Certo. Ti riposi un pochettino dopo la faticata di tutto un po' la Cesarazzo. Esatto, la Cesarazzo, che lui aveva sempre questi exploit incredibili all'inizio e poi alla fine si riposava un pochettino. Intanto Hulk ha dimezzato il distacco con Giovanni, grande, sta andando sì, come sì. Un missile il nostro Francesco. Grande. Abbiamo fatto dei bei tempi, ha fatto un bel 47,7. Mamma cioè... mia, intanto il giro veloce appartiene a Kimi Brakkonen 1,45,455. Bravo Kimi, bravo Kimi. Va bene, siamo al giro 10 di 30, quindi io immagino che per vedere il cambio di gomme ne vedremo ancora un po'. Dobbiamo andare sul 18. Sì, sul 18 qualcuno... perché alle medie. E sul 14-15 perché alle morbide dobbiamo andare. Sì, secondo me qualcuno già al 14-15 lo vedremo. Poi le medie, giustamente, durerà qualche giro. Vedremo. Però è bravissimo Mourinho perché ha le gomme morbide. E le ha consumate come alcuni che hanno le medie. Quindi è molto ma anche pulito la settimana nella guida. Scorsa mi sembrava che avesse avuto sì. Questo a differenza degli altri che hanno gli stessi che hanno le gomme morbide l'hanno un po' più consumati, adesso non ripeto chi perché sennò sembra di spoilerare troppo. Occhio però... Anto che vede Gigi Rox, Anto Fox si sta rifacendo sotto,
ti sta rifacendo sotto Antofox a Gigi Rox, si vede che ti ha sentito, sì, e ha cominciato a pestare un pochettino di più sul pedale. Ecco, non volevo che mi sentiva lui, però va bene. lo so, fa così, a volte devo stare zitto. Anche Axel sta cercando di riagganciarsi a Kimi Bracone, però insomma, devono stare attenti anche ai consumi. Mourinho e Matteo Fix hanno consumato il loro duello, Axel, e adesso ha preso un'altra penalità Axel. Lì qui è facile, adesso è una guida nervosa che sta facendo, una guida per dire so di aver di più ma non posso spingere. No, è il bello del VRL 2, no? Sì, ma sai cos'è? Secondo me lui ha questo modo di fare qua. Anche settimana scorsa, sempre nella stessa curva, prendeva sempre la penalità. Essendo molto... Si diverte, ma poi lui essendo molto metodico, fa sempre le stesse traiettorie, quindi è facile che se fa un errore, poi se lo porta dietro spesso, no? No, ma guarda, ti dico una cosa, voce di corridoio, sai che io i corridoi li conosco tutti, ho le microspie nei corridoi. Ecco, bravo, ecco. Ci sono piloti che sanno di prendere la penalità in quella curva lì, però la fanno in maniera che gli avvantaggia e dicono anche se prendo mezzo secondo, dopo io quel mezzo secondo lì in due curve lo recupero, però se non faccio la curva in quel modo è facile che o mi giro, la spinno o qualcosa, chiaro, o vado a lavorare troppo sulle gomme, e quindi dicono preferisco prendere questo mezzo secondo, dopo me lo smaltisco. Certo. Me lo tiro via pian piano, ma faccio quella curva lì in quel modo che mi agevola la guida e tutto. Beh, ci sta, comunque, è un ragionamento che ci sta. Ci sono piloti. È un modo anche quello per... E intanto, come stavi dicendo te, Antofox comincia a mettere nuovamente pressione a Gigi Rox. Beh, io ti do questa notizia, Hulk ha ripreso Giovannis. È proprio lì. Bestiale, proprio bravissimo lì. Francesco. Bravo Francesco. Mamma mia, che invece di dare un'altra notizia, vammi su Antofox perché veramente adesso comincia. Ormai l'ha preso. È lì con Gigi Rox, lo sta punzecchiando. Gigi Rox comincia a sentire quel fastidio sul collo. Comincia a sentire quel fastidio sul collo. Infatti, nella curva precedente l'abbiamo visto un pochettino scomposto. Sì. Comincia a sentire questo, ne agevola Bullega. Assolutamente sì, che quest'oggi, come ci fa notare il Sina, Matteo Fix cosa ha fatto? Andiamo a vedere cosa ha fatto, non ci posso credere. Tutto all'esterno, va a prendere il cordolo interno e che cosa? Si è intraversata male, cavallo imbizzarrito, quello di Matteo Fix, guardate come scoda. È stato bravissimo a tenerla, bravo Matteo. Sì. Io ero curioso di vedere anche che cosa stava succedendo tra Giovannis e Hulk. Hulk ha passato Giovannis e sta facendo la sua cavalcata delle Valchirie verso. Allora c'è posizioni. Il replay perché l'ha appena passato, mi sa, provo a guardare. Andiamo a vedere. Facciamo vedere il replay del suo passo. No, l'aveva già passato, quindi l'aveva già passato. Peccato, però complimenti a Francesco che sta facendo davvero una gran rimonta. Bravo Francesco. Bravo. Stiamo intanto al giro 13 di 30, Bullega imperversa, come ci fa notare il Sina, che salutiamo, dice oggi Bullega è davvero imprendibile, non ne sbaglia una. Saluta lo zio, saluta il papi. E dice me lo ricordo cucciolo in Rookies come fosse ieri. È vero, pare ieri che era in Rookies Bullega. Chi? Invece è già cresciuto, è già grande, cucciolo è diventato un mastino, guardalo come morde. Nel finale della VRL1, perché lui era un subentrato della rookie, l'avevamo già visto che aveva, aveva un bel potenziale. Lo sta dimostrando tutto il suo potenziale. Settimana scorsa, che ti posso garantire che guidare questa Jag come la guida lui non è da tutti, veramente bravo. Assolutamente non è da tutti e credo che stia dimostrando di avere delle qualità. Antofox esce appena sporca le gomme, perde più di mezzo secondo da Gigi Rox. Bisogna stare attenti qui, intanto Axel ha un pochettino mollato perché ha 7 secondi e 1 da Kimi Bracconen.
però è tranquillo perché alle sue spalle Mourinho è a 7 secondi e 7, che a sua volta 7 precede secondi, sì. Matteo Fix di 5 secondi. Insomma, si sono un pochettino staccati tutti quanti, Ma a parte guarda, Gigi Rox e Anto Fox. Mourinho, ripeto, sta trattando molto bene le gomme, forse per dare la frustatina dopo con le medie. Ma sai, io credo che lo stile di guida di Mourinho, che è È pulito, è molto, molto pulito. pulito, gli permetterà di girare un po' di più rispetto agli altri con queste gomme e Sì, magari di sfruttare 15-16 lo meglio, fa, eh. esatto, magari di sfruttare 15-16, meglio le gambe, le 16 gomme giri forse successive. riesce a farli. Non avendo Stiamo a pressione vedere. dietro, neanche davanti, Stiamo a vedere, stiamo a probabilmente. vedere. 14esimo giro intanto per Bullega, cominciato. Bullega che se la sta Axel godendo lì ha sempre la davanti. sua Eh penalità. beh, ci mancherebbe Lui altro. si diverte, lui la vede Anto Fox non. crescere e dopo la Eh sì. vede rimpicciolirsi. Eh sì. Anto Fox non molla assolutamente la scia di Gigi Rox, rimane lì nel tubo d'aria che gli permette di vedere chiaramente il momento del sorpasso, di visualizzarlo, quindi rimane Attenzione, lì. primo pit stop, Strammer 57 di Strammer. carburante, che montava le morbide. E invece Falco si sta facendo sotto a Mattia 76, Attenzione, Strammer esce in undicesima posizione ancora. Eccolo qua. Mamma mia, Anto Fox. Lì, È è attaccato, è attaccato. lì. Col gancio traino. È attaccato, è la roulotte. La Il roulotte carrello di. appendice di Gigi Rox. Mi sa di sì, mi sa di sì. È Però una rimola. riesce in qualche punto Gigi riesce ad allontanarsi un pochettino e a prendere un po' di respiro. Intanto dietro Kimi Bracconen si sta facendo vicino vicino, eh? Un secondo e quattro di stacco per lui da Anto Fox. Attenzione che Kimi potrebbe farci una sorpresona nel finale di gara. Sì. Chi mi ha ancora messo bene, con Buono, buono. Oliver ci dice: anch'io sono attaccato ad una flebo di birra sarda. Salute, salute Salute. Oliver. Molto bene, molto bene. Attenzione, esce fortissimo Anto Fox da questa curva e mette una pressione pazzesca. Si ferma Mourinho, Mourinho si ferma. quattordicesimo, esce col 15, va bene, Va a buono. A montare le metà, medie. perfetto. Buono, buono. Beh, direi Buono. che abbiamo assistito Entra a un anche Mattia. inizio. Entra anche Mattia 76. Ottimo. Direi che abbiamo assistito a un inizio di gara, Omar, davvero entusiasmante. È stato molto, Penalità molto. Gigi Rox, un secondo, scusami, dimmi. Ahia. Abbiamo assistito a un inizio di gara davvero adrenalinico ed entusiasmante. Adesso la gara è in quella fase in cui si stanno un pochettino, non dico studiando, però stanno cercando di risparmiare, di fare della tattica. E credo che il finale di gara ci riserverà più di qualche sorpresa. Eh sì, perché, caro amico mio, chi ha messo le medie deve fare in modo che durino il più possibile. E a differenza magari chi ha messo le morbide dice ok, posso anche tirare un po' di più, tanto devo mettere su ancora delle gomme meno performanti ma che hanno un'usura differente. E Chiaro. invece chi ha messo le medie deve entrare adesso e mettere sulle morbide vuol dire. Impazzire che lo fa Anto Fox, Entra Anto Fox, attenzione, entra Anto Fox. gli fa l'undercut, Ci glielo fa, prova, vediamo se glielo gli fa, glielo riesce. fa, Escono gli glielo uomini in fa, verde di Mai Subito Casa per cambio gomme. glielo fa, glielo L'uomo del tubone della benzina rimane inerme perché ricordiamo che non si può fare fa. No. carburante in questo VRL, quindi. Intanto Kimi Bracconen si è avvicinato tantissimo a Gigi Rox che è un po' in difficoltà. Deve ancora Io penso scontare che la questo giro, penalità attenzione, entra anche Matteo Fix Matteo Fix ai e box. perde la posizione su Mourinho. Eh sì, però adesso Matteo monta le morbide e invece Sì, Mourinho deve sì, 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 sì. fermarsi a mettere le Ma le medie nell'arco di due giri sono già a temperatura. Qua. medie. Eh sì, ma sono un po' meno performanti rispetto alle morbide, Sì, questo sì, sì. intendevo. Però arrivi in fondo con la macchina più scarica e Falco anche quindi ti lui. durano un po' di più. Falco esce anche lui. Devdike si ferma. Ottimo.
Ok, non li vedo. Ah, perché sono troppo in fondo. Eh sì. Infatti non li vedevo. Torniamo davanti, bollega 3 ero secondi e 3 sul Gigi Rocks. Qua a guardare Kimi Bracconen che è lì, è lì. Cioè, si libera di uno e arriva l'altro, Gigi Rocks. Già. Non ha fiato, non riesce a riprendere fiato. Gigi Rocks deve continuare a difendere la propria posizione prima dall'uno e dopo dall'altro. Speriamo che con il cambio gomme Gigi riesca a ingranare un pochettino la marcia e a riprendere Kimi Bracconen taglia male. Un errore o esploa di Antofox. Ha messo sulle dure. Che sia una tattica. Si fermano Bullega e Bracconen. Sì. Si fermano sia Bullega che Bracconen e adesso sono curioso di vedere che succede. Ma io penso che abbia sbagliato, eh. Si ferma anche Axel. Fox. Si ferma anche Axel a montare le morbide. No, Antofox ha tagliato completamente un errore, un errore grave. Se è un errore grave. Bracconen ha tagliato completamente la linea di È già la seconda volta che Kimi sbaglia una linea, perché prima ha tagliato completamente la chicane prima della curva del rettilineo, del traguardo, quindi insomma si vede che si sta un po' deconcentrando Kimi. Forza, riprendi la concentrazione, ritorna a spingere forte. Ha messo su le dure, signore. Antofox ha le dure. Attenzione, Bullega è già attaccato a Gigi Rocks. Lo sta già affiancando a te. E Antofox è lì, quindi è un undercut pazzesco. Mamma che mia. Antofox su Gigi. Mamma mia. Dai, Gigi, lascialo passare. Cosa sta facendo per passare su Gigi? Gigi va fuori. No. Qua no. Non potevano passare in due. No, mamma mia. Mi dispiace tantissimo per Matteo. Con Bullega e purtroppo gli si intraversa del tutto. Mi dispiace tantissimo per Matteo. Perde però anche la posizione sia su Antofox che su Kimi Bracconen. Porca però miseria, mi dispiace per Matteo. Tantissimo, però se posso dire la mia. Doveva mollare, tanto devi entrare, lui ha appena messo sulle gomme nuove, tu non hai gomma, cioè ne hai, ce l'hai ma consumata, una piccola toccatina, una piccola spavatura, sei fuori subito. Un gran peccato per Gigi Rocks, ti sei bruciato così. Poteva comunque lottare per le primissime posizioni. Infatti si ferma adesso, ma però doveva tirare su un attimino il piede. Brutta l'errore, io dico così dopo. Attenzione Kimi Bracconen addosso ad Antofox, sta sfruttando, presumo io, ma non lo sappiamo, dopo nell'eventualità lo vedremo. Passa. Lo sentiremo, chiederemo. No perché c'è ancora all'interno Antofox, sì. Però è lì, è attaccato, ha messo sulle dure. Io penso che sia stato un errore da Antofox, credo di sì, però se ero in lui sarei rientrato. Lo so che perdevo altre due posizioni, ma con le dure, sapendo che tutti quelli dietro avevano le medie, hanno messo sulle morbide, ti fanno dannare adesso. Sì, guarda Kimi, come lo passa, senza nessuna difficoltà proprio, guarda. Si è infilato dentro e non l'ha neanche visto. Attenzione Falco su Mattia, 76, Eccolo qua, fa le linee Falco. Più strette Falco, più pulite. Più strette, più pulite, gli si attacca dietro. Il nostro Aldone è in caccia, il Falco ha spiegato le ali, ha puntato il becco e ha tirato fuori gli artigli. Minchia, ha fatto tutto lui, cazzo. Tutto lì. In un battito d'ali proprio ha fatto tutto. E lì è addosso. Sta zannando la preda, la sta studiando. Occhio, perché mi sa che è maturo per il sorpasso, però questo non è un bel punto. Vediamo se in fondo qui si butta già fuori dalla scia Aldo, forse un po' presto. Vediamo se si butta dentro, ci prova, ma gli chiude la strada Mattia. Largo Mattia. L'ha indotto all'errore, hai visto? Gli ha messo pressione. Gli ha messo pressione, eccolo qua. Gli ha messo pressione finché a un certo punto Mattia è arrivato lungo e ha dovuto per forza lasciar passare il nostro Aldone.
che si è infilato proprio come un rapace, quale suggerisce il suo nickname. Nickname Hallam. E quante parolacce mi dà domani? Mi prendi sempre alla sprovvista questa roba. Io mi dimentico le cavolate che diciamo, poi tu me le ricordi puntualmente e io parlo il fiato per ridere. Va bene. Attenzione, attenzione, Axel su Gigi Rocks. Un secondo e quattro di penalità. Attenzione anche a Matteo Fix che si sta rifacendo sotto a Mourinho e parecchio anche. Lì è attaccato. Lì è addosso, lì è addosso. Sì. Mourinho adesso deve difendere, ma lui ha le medie e Matteo Fix ha le morbide, quindi occhio. E come hai detto te, Gigi Rocks ha passato Axel, eh? Gigi Rocks ha passato Axel. Eccolo qua, sì. Gigi Rocks ha passato Axel. Vediamo se riusciamo a rivedere. No, era già passato. Peccato. No. Peccato. Giro veloce di Bulega. 1.44 e 2. Occhio, occhio, perché questo qui non scherza niente. Non scherza niente. Sì, vediamo, ma Bulega, non fatti vedere troppo, che poi mi vai sul mercato. Matteo Fix addosso a Mourinho. La superiorità delle prestazioni delle gomme morbide si fa sentire e Matteo le sa sfruttare molto bene. Mamma mia, Axel, quanto è. Eccolo all'interno, toccatina con Mourinho nella curva prima del rettilineo del traguardo. Matteo riesce a conquistare la posizione su Mourinho, adesso ci toglie un pochino dalla traiettoria ideale per togliere la scia a Mourinho e riesce a fare bene la curva e a prendere lag di Gigi Rocks. Attenzione, aia aia, sappiamo che quando il cricetto di Gigi Rocks è stanco di correre, non dirlo, non dirlo, non dirlo, non dire niente, non dire niente. Axel continua ad avere sempre un po' di penalità sulla testa e segue disperatamente Gigi Rocks per agguantare la posizione del buon Gigi, vittima di un errore dato probabilmente un po' dalla stanchezza, un po' dalla pressione di cercare di tenere dietro Antofox, che lo ha indotto proprio a un intanto David Kane è attaccato a Mattia Lega, volevo dire, scusate, no, David Kane è attaccato, dicevi, bacino, toc toc. Ho fatto una bussatina, pronto, c'è qualcuno? Toccatina, fa sentire la presenza, tag. Gliel'ha appoggiato. Sì. Ma non ha gradito. Ha appoggiato, no. Ma non ha gradito. No, non penso. Che vuoi fare? Intanto, signori, il nostro Hulk ha distanziato Giovannis di ben 19 secondi e si sta dando un grande affare per raggiungere anche Strammer. Bravo Hulk, cioè. Ma qui gli on board non ce li chiedono, è vero, è vero, è vero. I nostri amici da casa, gli on board, non avete riscattato l'on board questa sera, ragazzi, mancano solo 10 giri, adesso o mai più, adesso o mai più. Però lo facciamo noi, eh? Ah beh sì, ci prendiamo noi l'autorità. C'è su Axel, ci dicono. Va bene. C'è su Axel. Va bene, allora andiamo. Faccio una carrellatina. Vediamo se c'è qualcosa di imminente. No, vai pure con l'onboard. Andiamo con l'onboard su Axel. Questo mi costringe a fare un'altra macchinazione diabolica con la tastiera. Gigi Rocks, attenzione. La spina parte l'altra. Ok. Ma fallo col mouse, sennò. Non riesco. Esci dalla schermata e diventa che ti si pulisce. Esci da queste telecamere. Eccolo qua. Andato. Gigi Rocks si sta facendo sotto Antofox, attenzione però, no? Mi dicono che anche Aldo è stato riscattato, quindi andremo a fare un onboard anche quello di Aldo dopo. Aspettiamo un giro e facciamo ciao, quello su. Tanto stiamo zitti e facciamo sentire il motore, da quello che ci può sentire.
sia questo qua che entra. Ok, ci siamo gustati. Siamo, attenzione, perché Gigi Rocks è attaccato a Antofagasta. Andiamo subito a attenzione. Vedere. Attenzione. Antofagasta entra. Entra Antofagasta a cambiare le gomme, aveva sbagliato, aveva montato le dure per errore. Peccato. Ok, se non c'è altro io direi di approfittarne per andare a recuperare. C'è qualcosa di caliente. C'è Axel è uscito Antofox con le gomme morbide. Ma a questo punto e... no, aspettiamo un attimino, dai. Aspettiamo mezzo giro, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Andiamo a beccare il nostro Aldo per fare un bello onboard anche con lui, visto che l'hanno riscattato. Sì, sì, Carlo, adesso passiamo. Controlliamo anche Kimi Brakonen come sta andando. Kimi Brakonen sta andando molto bene. È a 11 secondi da Gigiro, che c'è a 4 secondi da Bulega. Eh sì. Sta andando forte Kimi. Che... Antofox anche lui comincia a spingere. Tra l'altro giro più veloce di Kimi. 1.43.627, pazzesco. Mostruoso. Pazzesco. Quanto il nostro Axel sta spingendo, perché adesso vede la sagoma di Antofox lì davanti ed è un bel traino, quindi cerca di avvicinarsi. Attenzione, perché Kimi sta rosicando millesimi su millesimi a Bulega, Assolutamente. Assolutamente, il buon Matteo Fix è sempre lì. Abbiamo Mourinho e poi il buon Falco. Mattia 76 dietro di lui. Derry Kay che ha Hulk alle sue spalle. Un momento, Hulk ha sorpassato anche Strammer. Me lo son perso. O è stato un cambio mescola che ci siamo persi qualcosa? Ma Hulk è undicesima posizione davanti a Strammer di ben 15 secondi e 9, quindi 16 secondi, ragazzi. Sì, mi sa che ha fatto o un errore di Strammer o un cambio guardando gomme, guardando le gomme Strammer ha delle medie abbastanza nuove, quindi cambio gomme per Strammer. Attenzione Axe, no, sbagliato, niente. Non farmi venire gli infarti. Sì, no, non lo faccio più. Tutto di traverso, Axel in uscita. Però perde Dando. Sì, andiamo su Falco e visto che è stato riscattato l'onboard, facciamo un bel onboard anche con Aldo. Vai Aldo.
ed ecco il nostro Aldo che va a concludere quello che è stato il suo giro d'onore, il suo onboard lap. Bravissimo, bravissimo. Bravo, intanto bravo. Ti dico che Mattia 76 si è avvicinato parecchio a David Kane e in più abbiamo Giovannis ancora più vicino a Strammer. Ah, si è avvicinato parecchio Giovannis, potrebbe essere l'occasione per lui di soffiare la posizione a Strammer, che deve avere qualche problemino perché lo vedo un po' in difficoltà nei confronti di Hulk, ma anche di Giovannis in questo momento. E invece, se posso annunciare qualcosina, io direi a Gigi Rox di stare attento, perché è veramente vicino. E signori e signori, in tutto questo, caro mio Omar, amico mio, attenzione, Giovanni che la sbina, e Strammer anche lui va addosso alla protezione. Credo che sia un problema di lag, però, perché è stato davvero strano questo fatto. Stavo dicendo, va messo Anto Fox perché ha fatto il giro veloce. Sì. E tutto è questo, attaccato a Gigi dicendo, è passato inosservato un giro veloce, ma non veloce di più, di Anto Fox, che ha girato in 1:42.954, alla faccia del fatto che aveva montato le dure, che adesso sta montando delle morbide fresche. Penso che era invece una strategia, sai? Ho paura anch'io, infatti il Gallo ci fa sapere che non era un errore, è stato fatto apposta, quindi sì, attenzione, perché avevano come freschissimo in fondo, attenzione, che lo fanno andare a podio lo stesso, alla faccia di quello che noi stavamo dicendo prima, che non c'è nessuno che ha il coraggio di fare una strategia un po' diversa. Anto ci ha smentito, ma alla grande, facendo questa mossa azzardatissima e anche molto rischiosa. Ma eccolo qua, sembra che stia ripagando, perché addosso a Gigi Rox sembra averne abbastanza per tentare un sorpasso per la terza posizione. Anto Fox, ricordiamolo. Posso dirti che per fare quello che ha fatto Anto Fox devi essere sicuro dei tuoi mezzi. Assolutamente. E avere le palle per farlo. Assolutamente. Lo dico proprio perché... Assolutamente, sì. Se la sta giocando in tutto e per tutto. In tutto e per tutto se la sta giocando Anto Fox, che ricordiamo essere il leader incontrastato per il momento. Intanto tutto questo ti dico anche un'altra cosa, che Timmy Bracone ha mangiato 2 secondi in 3 giri a Bullega. Però il nostro Timmy cosa sta facendo? Timmy Bracone ha fatto il 23, 24, 25, 26esimo giro, 1.44.3, 1.44.2, 1.44.9, 1.44.6. Pazzesco, Timmy Bracconen, una costanza, pazzesco veramente. Un martello, niente da dire. Pazzesco veramente. Bullega, che pazzesco. Probabilmente risente anche un po' della stanchezza, del fatto di essere stato sempre davanti. Non è facile mantenere la concentrazione senza avere un punto di riferimento davanti, quindi comprensibile anche questo. Mamma mia, Anto Fox e Gigi Rox, stammi su di loro, perché è quello che stanno facendo. Anto Fox è praticamente l'ombra di Gigi Rox, è talmente vicino. Sì. Attenzione, perché Kimi Bracconen sta prendendo Bullega. Occhio, Gigi. Kimi e Bullega, io. Gigi, mamma mia, ho visto allargarsi tantissimo. Ah, no. Chi è che è entrato? Non lo so, forse è doppiato, non lo so. Kimi Bracconen, però gli è addosso. Gli è addosso e quindi Bracconen, 1:06 lo divide da Bullega. Attenzione! Largo Gigi Rox! Attenzione! Ah, largo Gigi Rox! Andiamo a vedere cos'è successo. Andiamo subito a rivedere cosa è successo al nostro Gigi Rox. Che entra. Ah, è stato toccato da Anto Fox. Toccatina di Anto Fox alla fine della curva per il rettilineo. E non sarà contento Gigi di questa cosa. Non sarà contento Gigi Rox di questa cosa. Anto Fox se la stava lottando con Gigi Rox. Intanto un pilota si ferma per far sfilare Anto Fox proprio in questo momento. È un peccato. Bullega intanto. Sai che penso che Gigi non l'abbia fatto apposta? No, non credo. No, ma sai attenzione, perché? Attenzione, perché sto vedendo Gigi Rox allaggare da paura. Probabile. E se gli ha allaggato davanti,
tanto Fox, ma anche perché non è proprio il tipo. Omar, detto questo, un perché secondo... si sta per consumare un dramma qui davanti. Kimi Räikkönen sta per prendere Bullega, mancano solo due giri. Sì, due giri scarsi ormai. Sì, un giro. Sì. Non è facile, in realtà, perché siamo al 29esimo adesso, quindi 29. due giri. Un Anto Fox scatenato che ha passato Gigi Rox incolpevolmente laggante. Per me sì. Sì, anch'io ho notato un po' di lag, forse non lo so, insomma. Però sicuramente non credo che Antofox abbia fatto apposta. Bullega deve guardarsi le spalle, perché una sagoma bianca e rossa targata Prandelli si sta avvicinando. Oh, che largo! Dove è andato Bullega a fare la curva? Attenzione, Kimi Räikkönen potrebbe rovinare il sogno di gloria di Bullega di portare a casa la seconda vittoria consecutiva. E potrebbe essere una cosa anche psicologicamente destabilizzante per Bullega vedere Kimi Räikkönen che si avvicina così all'ultimo giro, ormai ultimo giro, ne manca un giro e mezzo per questi due piloti alla conclusione di questa gara sul Nürburgring GP per la Gruppo 1 sul VRL 2 di Racing Team Italia. Ricordatevi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Twitch, rigorosamente in diretta e rigorosamente in live con dei commentatori eccezionali, uno più bravo dell'altro, minimo, che vi fanno abbiamo divertire. Abbiamo anche la New Entry come commentatore. Abbiamo anche la New Entry, ma avremo Edo, il nostro Edo, che sta diventando un punto di riferimento tra i commentatori per simpatia forza, competenza. Sì. Scoppiata come un cavallo. Attenzione, ci prova, si fa sentire Kimi Räikkönen, ma resiste Bullega, gliela fa sudare la posizione perlomeno. Dice, se proprio la vuoi te la devi conquistare con fatica, non ti regalo niente. Dopo che ho fatto 29 g 30 giri davanti, è dura adesso, è difficile. Chi è quel pilota lì da una parte? Strammer si è proprio fermato. Si butta all'interno di forza. Il buon Kimi Räikkönen fa sentire la sua potenza. Tiene. Maschio anche Bullega, e se la Bullega e continua a sbagliare toccatina, ma qui ci toccatina, sta toccatina e la chiude subito la porta, figurati, ha chiuso, ha sbarrato portoni, le dita tra le porte, tutto, se provi tutto, a passare tutto, ti tutto, ha chiuso le dita tra la porta, sì, passata, sì. Ti chiude le dita, ti lascio lì tutti i polpastrolini delle dita, stai fermo lì dietro. Ha sbarrato proprio con la spranga e ha detto guai chi passa, questo posto è mio e se lo volete ve lo dovete sudare. Due curve, mamma mia ragazzi, chi vi fa vedere uno spettacolo del genere? Solo Racing Team Italia, sì, solo il VRL, beh anche la Rookies, solo i nostri piloti e anche presto, la Rookies, e presto ci saranno delle novità. Mamma no, mia come no, si è buttato dentro, no, però così troppo no, irruento, no, troppo irruento, infatti no, si ferma, rallenta e lo fa passare. Chapeau a Kimi Räikkönen. Chapeau. Un applauso, bravi. Sì. Bravi. Bravissimi. Arriva anche Anto Fox in terza posizione. Bravo Anto che ha lottato. Bravissimo Gigi Rox che ha sudato e combattuto come un gladiatore laggante. Eccolo qua, lo potete vedere. Anche lui lagga forte. Arriva anche Axel in quinta posizione che ci ha provato. Ha fatto un errore che gli è costato almeno un paio di posizioni. Però bravo anche lui. Arriva Matteo Felix, penso che possa essere soddisfatto Matteo della sua gara, sesta posizione per lui, un'ottima gara per Matteo Felix che porta a casa dei bei punti. Mourinho MVP sicuramente, MVP tutta chi sarà? La vita, chi sarà?
Chi sarà? Chi Chi sarà mai? mettiamo come Facciamocelo MVP? dire, facciamocelo dire, dai, diteci A parte voi. i tre sono già a podio, Sì, quindi quelli loro del sono già. podio non contano. Intanto è arrivato Matteo Chi Fitz, sarà sta arrivando MVP? anche Mourinho con la sua nuova livrea RT fiammeggiante di un blu bellissimo. Arriva anche Falco, anche lui che la sbinna e ci fa divertire. Arriva Derdy K in nona posizione, che ha preceduto naturalmente Mattia 76 e Hulk. Matteo Fix. Mattia 76 risulta decimo, poi undicesimo Hulk, bravissimo per la rimonta incredibile, Giovannis e poi Strammer, che ha avuto dei grossi problemi, probabilmente anche lui di lag. Raccogliamo tutti i complimenti dei nostri amici che ci stanno seguendo in live, e molti dicono che Matteo Fix è l'MVP. Allora sì. Chiamo Matteo Fix. Molto bene. Allora, i tre del podio si stanno unendo, si stanno raggiungendo nella cabina di commento. Adesso li sentiremo, li intervisteremo uno a uno, dicevo. Ok, adesso intanto stanno facendo un po' di magheggi. Io devo cambiare un'altra volta il mio dispositivo magheggiamento. Ok, eccoci qua, vediamo se si può rientrare. Non si può ancora rientrare. Stanno arrivando. Se qualcuno vuole girare in pista. Il Gallo dice: rinnovo i miei complimenti di ogni venerdì a Kimi e Bullega, mentre rinnovo i miei insulti a Tanto Fox. Ma no, ma perché? Ma perché? Eccoli qua. Ok, tanto Mattia 76 esce in pista e ci fa un po' divertire con la sua Mercedes SLS anche tricolore. Molto bene. Invitati, Motardaro dice: ma Kimi che ha fatto? Ci ha fatto divertire Kimi. Signore, ed è stato un signore, davvero un applauso meritato. S e la V con la S. Ciao, con la S e la V maiuscola. Ciao Kimi, benvenuto. Ciao Marco. Eccoli qua. Manca. Arriva anche Matteo Fix. Manca Anto Fox. Buonanotte, Anto Fox. Anto. No, siamo una fusione. Siamo Anto Fix. Anto Fix. Bella questa. Dopo questo chiudiamo la live. A posto, dai. Stato bello, ciao ragazzi. Ciao. Andate a mangiare, a farvi la doccia. Allora, saluto tutti. Buonasera ragazzi, aspettiamo che. Mamma mia. Sembra di stare in una stalla. Allora, salutiamo tutti e ringraziamo. Buonasera, complimenti ragazzi, una gara incredibile anche questa sera, ci siamo divertiti da morire. Stiamo aspettando anche Anto. Vediamo. Aspetta, se arriva. Forse non l'ho invitato, aspetta un attimo. Come non l'hai invitato? Ma poverino, allora. È vero. Ma no. Aspetta. Vado subito, vado. Infatti stavo guardando, ma mi sembrava di averlo invitato. Intanto Aldo se la sta girando con la Lexus dell'anno scorso, del campionato scorso. Ma dov'è Anto? Ma possibile che non l'abbia. Anzi, non mi dire che non c'era. Ma perché loro non mi hanno dato a me? Non vado a cercarli. Cioè, signore. Stiamo scherzando. Hanno buttato lo stampo, dice Jenny. Quando ti hanno fatto, hanno buttato lo stampo. Ma... Ah, e per sì, fortuna, sì. Aggiungerei io. Ecco, è verificato un errore. Va bene, dai. Io direi, cominciamo un pochettino con le interviste. Finché aspettiamo che arrivi. Sì, vai, comincia. Va bene, allora io partirei subito con quello che è stato acclamato dal pubblico di Racing Team Italia come l'MVP di questa sera, l'uomo della gara di questa sera, il migliore pilota in pista per quanto riguarda non solo le prestazioni ma anche insomma tutto l'insieme della gara, Matteo Fix, che ci ha fatto divertire con una bella gara, un bel recupero
delle belle lotte, quindi grandi complimenti a te, Matteo. Grazie per lo spettacolo che ci hai offerto e raccontaci un pochettino dalla tua viva voce come hai vissuto questa gara così intensa. Allora, è stata impegnativa perché avevo Maurigno e Calcagna, Già. a parte che non è proprio la mia pista, No, mi influenza tantissimo. ma se avevi quella pista qua ti avrei voluto molto bene. E poi avevo Maurigno e Calcagna e non riuscivo a capire come togliermelo da dietro. E poi ho capito che lui aveva fatto le morbide, che ruote. Chiaro. Vero? Mi date conferma? Ok, quindi per quello non riuscivo a togliermelo da dietro. Io avevo le medie, però se ne vuole la frutta alla fine. Ed è riuscito a passare, questo passo, bravissimo. Poi però ho detto, boh, mi lascio scappare questa occasione, ho fatto ancora un giro, sono andato a cambiare le gomme, l'ho ripreso e con le morbide riesco a girare bene, diciamo. E abbiamo fatto ancora un bel paio di sorpassi, è stato vincente, finalmente una gara che non faccio da solo, di solito. No, vabbè, dai, Se non le fai Anto tutte da Fox ci solo, Matteo. sente, fa il piacere di mandarmi l'amicizia. No, da solo nel senso che di solito sono nelle posizioni di mezzo e ho tanto rispetto a quanto non stiamo dietro, quindi magari per gran parte della gara non ho riferimenti, non è Ho così, capito. quindi però devo fare complimenti a Maurigno perché è stato corretto, una bella gara. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma io penso che questa gara sia stata un esempio di correttezza e di sportività. Ci siamo proprio inchinati davanti alle vostre prestazioni in questo senso. Quindi bravi ragazzi. E bravo Matteo Grazie. perché se il È pubblico Anto Fox piace. 26, giusto? Eh? È Anto Fox 26, giusto? Mi Sì. sembra di Vedi, sì. Sì, non me vedi, vedi l'aspettavo che non ce l'ho questo. come Mi... amico? Vedi che non ce l'ho Omar sta parlando da solo, non capisco che sta Ok. succedendo. È impazzito, l'abbiamo perso completamente. No, comunque grandi complimenti Matteo perché giustamente sei stato acclamato dal pubblico come MVP di questa sera e siamo pienamente d'accordo, quindi grandi complimenti a te. Penso che abbiamo Grazie. Anto Fox. Ci sei Anto? Eccomi, buonasera. Ciao, buonasera, benvenuto. Chiediamo alla Ma chat se si perché tu non mi hai mandato sente. l'amicizia? Sì, a voglia, ce l'avevo già da aerei, da eoni. Dai uni. Provavo. Allora, Ah, è perché ero offline, mi sono messo online dopo, quindi forse è per ti quello. stacco le unghie con la Ragazzi dalla pinza. chat, un attimo, ragazzi dalla chat, ditemi se si sente Anto, innanzitutto. Prova, prova. Ditemi se si sente. Sì, ti hanno sentito, per si sente perché Sì, ha già ti sta preso un quarto insultando gallo. pesantemente, qualcuno ti sta insultando pesantemente, indovina chi? Naturalmente si scherza. Comunque, siamo contenti di averti qua. Chi mi braccona non può usare la chat vocale a causa di un problema con la connessione di rete. Non è una bella cosa. Mi è apparso il messaggio, mi è apparso il Anche a messaggio me, anche a rosso. me, anche a me, vado a Ha ricciapparlo. abbandonato il party, vallo a riprendere, va. Allora, Anto. Manca la Eh stanza. sì, mi sa che è crashato, mi dispiace un sacco. Speriamo, vediamo se No. riusciamo a recuperarlo, dai. Intanto partiamo con l'intervista ad Anto, il nostro volpe al quale facciamo gli auguri come sempre, anche se non è mai il suo compleanno, però vabbè. No, particolari complimenti anche perché stasera Anto Fox ha dato una prova di coraggio a dir poco incredibile. E Omar siamo rimasti a bocca aperta perché la strategia non ce l'aspettavamo. Quindi bravo, complimenti e ha dato anche i suoi frutti. Sì, allora, innanzitutto voglio partire subito con chiedendo scusa a Gigi Rox perché nella parte finale non ho ben capito minimamente cosa sia successo, dato che tutto il giro precedente si stava teletrasportando un po' sulla pista. Poi Sì, credo che all'ultima curva, appunto, a causa di questo lag, io l'abbia preso e sia uscito, abbia perso tempo. Però non ho ben capito in caso
Sì, no, abbiamo teorizzato anche noi che fosse un problema di lag perché lo vedevamo un po' Sì. instabile, ecco, quindi. Vai. Comunque, sì, ho provato a fare qualcosa di diverso, dato che consumavo veramente, veramente troppa gomma. E, anche se alla fine, diciamo anche grazie appunto agli errori di Gigi Rox e De Axel durante la gara, sono riuscito a fare podio. Anche se secondo me alla fine non era una grandissima strategia, proprio perché appunto gli altri riuscivano a consumare meno gomma. Però, per il resto sì, sono stato abbastanza contento della gara in generale. Voglio fare soprattutto i complimenti a Kimi perché ha fatto un rimontone assurdo, quindi Assolutamente complimenti. d'accordo, assolutamente d'accordo. Volevo chiederti, Antonio, se è stato più un atto di consapevolezza sulle tue capacità o una prova di coraggio la tua di fare questa strategia. Perché io e Omar abbiamo detto se lo ha fatto con consapevolezza vuol dire che era molto sicuro delle proprie possibilità. Sì, avevo già provato la strategia nelle simulazioni precedenti e mi sembrava fosse quella più adatta perlomeno per me, dato che appunto consumavo veramente troppa gomma. Chiaro. E quindi dovevo in qualche modo compensare usando anche le dure per un breve stint. E alla fine sì, anche con le dure sono riuscito a mantenere un buon passo, andando anche più veloce delle medie, però. Cioè, con il senno di poi probabilmente avrei tentato anche la strategia di tutti, ecco, perché forse poteva Pensi essere, che diciamo, quella più poteva veloce, pagare di più, dici? ecco. Sì, però. Va bene. Non lo sapremo mai, e intanto questa sera hai portato a casa un'ottima terza posizione che ti ha comunque consentito di prendere un bel po' di punti e mantenere, penso, la leadership in campionato. Quindi bravo, complimenti ancora una volta e grazie per la tua disponibilità all'intervista. Sono scordato anche di Burlega che, vabbè, con la Jaguar sta facendo, vabbè, sta facendo miracoli. Sta facendo Sì. le magie. Quindi passiamo direi proprio a lui, ringraziandoti ancora Antonio per la tua A disponibilità. voi. Visto che ci manca Kimi e stiamo cercando di recuperarlo, ma sembra essere Sì, ma. crashato. E passiamo quindi a Bullega, Marco. Marco, ci stai davvero sorprendendo tutti quanti. Seconda vittoria di fila, hai praticamente dominato tutta la gara. Lotta incredibile sul finale con Kimi che si è dimostrato un signore perché dopo averti toccato si è fermato e ti ha lasciato sfilare. Kimi che penso si sia unito a noi Sì, adesso. si è riunito, sì. Ci senti? Ciao, ciao, benvenuto, bentornato, bentornato. Stavamo parlando con Marco, ma visto che sei tornato e siccome ho paura di perderti nuovamente, Marco mi scuserà, lo metto un attimo in pausa e direi che è assolutamente il caso di fare dei grandi complimenti a te, Kimi, per la gara incredibile, la rimonta emozionantissima che hai fatto e soprattutto per il grande gesto di sportività che hai fatto alla fine, con Marco, appunto. Quindi, bravo, complimenti. Aspetta, aspetta un attimo, mi dicono che non si sente Kimi. Aspetta un attimo, riattivami un attimo l'audio, Kimi. Grazie a tutti dalla chat per avermi avvertito. Si sente ora? Diteci, si sente? Fateci sapere. Prova a Sì, parlare. Ora sì, ora sì, perché vai, adesso c'è perfetto. il microfonino Ok, che si. scusate. Allora, Kimi ci stava dicendo che Kimi hai dato tutto per tutto, hai sempre dato tutto perché sapevi di poter recuperare un pochettino, no? Sì, dicevo che sin dall'inizio della gara sono partito un po' dietro, però vedevo che riuscivo a recuperare sempre qualche decimo in giro rispetto a quelli davanti, quindi ho dato sempre tutto. E niente, poi dicevo che alla fine ho tentato dei sorpassi impossibili, quindi era scontato che lasciassi la posizione all'ultimo, ecco. Beh,
diciamo che ci si prova sempre, no? Soprattutto Eh all'ultima sì, per curva è forza. importante provarci. Hai fatto un Certo. piccolo errore, però hai rimediato alla grande, lasciando sfilare Marco, quindi un grande gesto di sportività e di amicizia. Io penso che l'applauso che ti abbiamo fatto alla fine, sia meritatissimo, sia per la gara, ma anche per quel gesto. Quindi bravo, bravo, complimenti. Grazie, Continua grazie. così E che ci stai complimenti a tutti facendo. come sempre, Bullica sta andando fortissimo. Eh sì, eh sì. Continua così, Kimi, che ci stai facendo divertire veramente alla grande. Bravo. Grazie. E quindi ritorniamo a Marco, che anche lui ci sta lasciando, come dicevo prima, tutti quanti a bocca aperta. Seconda vittoria di fila, dominato tutta la gara praticamente. Grande lotta con Kimi alla fine. E che dire altro? Marco, aggiungi qualcosa tu. Aspetta, aspetta, perché anche te non ti si sente, non ti si sente. Devi attivare. Ragazzi, qua è un disastro. Mi raccomando, quando sapete di avere la privacy, mi sa di sì. Quando Però sapete di avere adesso la gara, prova prova. a parlare. Sì, mi sentite? Si sente adesso? Ok, adesso ti si sente. Perfetto. Ok. Torniamo a dire quello che stavamo dicendo. No, dicevo che Kimi un signore non lo scopriamo oggi, ha fatto bene a provare l'attacco e l'avrei fatto anche io assolutamente. Anzi, per fortuna che è partito non nelle primissime posizioni perché penso che era quello col passo con un paio di decimini forse migliore a tutti. Se vuoi cambiare l'inquadratura intanto, Ale, Scusami, scusami. mi ero un attimo perso. Vai, vai Marco, scusami, ti ho interrotto, vai. Poi per la gara niente, ho fatto la pole, stavolta Axel non è riuscito per fortuna, almeno ho portato a casa anche la pole. Ha fatto un Gara piccolo comunque errore, sì, piccolo per modo di in dire. gara? Eh sì. Sì, ho visto, mi stava dietro, stavamo sempre lì a un secondo, poi ho visto che è andato lungo alla chicane veloce. Ma anche gli altri non erano da meno perché comunque avevamo tutti lo stesso passo. Certo. Per la fine poi niente, sapevo che Kimi tiene le gomme sempre molto bene, avevamo cambiato lo stesso giro, quindi cercavo un minimo di amministrare quei 4-5 secondi che avevo di vantaggio, proprio per non ritrovarmi alla fine come mi sono puntualmente ritrovato, attaccato, e solo che poi alla fine un paio di doppiaggi mi hanno fatto perdere quel secondino al giro, me lo sono ritrovato prima di quanto Aspettavi. mi aspettavo, sì. Però dai, è stata una sudata incredibile. Complimenti a tutti quanti, Antofox, non lo scopriamo oggi. Gigirox, devo vedere cosa è successo con Gigirox quando ci siamo toccati. Mi andrò a rivedere il Allora, replay perché. Gigi stasera soffriva di un brutto lag, purtroppo alla fine gli è costato anche, insomma, un contatto, quindi diciamo che non è stata una bella serata per Gigi, ha fatto anche un errore abbastanza importante, ecco. Mi Quindi dispiace. No, mi dispiace purtroppo. il contatto. Non so se c'è stato un contatto nella chicane sempre veloce tra me e lui quando è uscito. Io avevo appena cambiato le gomme, avevo le morbide, lui aveva ancora le medie un po' consumate, quindi non so se era un tentativo di tenere la posizione oppure se ci siamo toccati. Vedrò il replay. Mi dispiace comunque per Gigi. Guarda, non lo so perché mi sembrava strano anche a noi che Gigi tentasse di tenere la posizione, però ripeto, non so se sia stato un errore suo o colpa del lag che lo stava affliggendo in quel momento. Comunque è andata così, purtroppo. Io non lo vedevo laggare però, eh. Per me stava bene in pista. Verso la fine, verso la All'inizio fine. sì, non, ma all'inizio all'inizio non era era, non tutto era molto liscio. evidente, non era molto evidente, ma un po' di lag ce l'aveva. Poi è peggiorato, quindi penso che sia Peccato. stato poi il fattore determinante finale, insomma. Nel tuo caso, nel vostro caso insieme, non so se fosse stato quello, ripeto, forse un errore suo. Va bene, Marco, ti ringraziamo, ti facciamo ancora, ti rinnoviamo i complimenti dalla settimana scorsa.
in cui eri incredulo anche tu della tua vittoria, questa settimana ti ritroviamo. Questa è stata molto più sudata, sì. Ti ritroviamo più stanco, ma più sicuro di te. Quindi ci fa piacere. Volevo salutare anche Omar e dargli bentornato in live, che ci è mancato tanto, così come Arlo. Certo. Grazie ragazzi. E Gallo dice: ho una domanda per Omar. Posso? Che? Certo, Pietro, tanto al limite ti censuriamo, qual è il problema? Dov'è la mia dose giornaliera di spoiler? Dice il Gallo. Guarda in pista. ma ti hanno già sgamato, Omar. Ti hanno già sgamato. va bene. Spoilerone. Va che spoiler che ha dietro, va che roba. Sembra uno stand di biancheria. Va bene, ragazzi. Allora, intanto rinnoviamo i complimenti a tutti e tre i nostri amici del podio e al nostro MVP della serata. Quindi, ragazzi, bravi tutti quanti, ma bravi tutti quelli che si sono sfidati in pista questa sera, perché davvero, nonostante qualche errorino, abbiamo visto davvero una gara emozionante e adrenalinica dalla mattina alla sera, dalla mattina alla sera, dall'inizio alla fine. Scusate ragazzi, sono un po' stanco anch'io. Comincia a farsi sentire la giornata e la settimana, soprattutto che siamo alla fine. Quindi ringraziamo, dicevo, tutti i piloti. Io ringrazio il mio carissimo amico Omar, che stasera mi ha tenuto compagnia e abbiamo riso, scherzato, ci siamo divertiti. È stato un enorme piacere, come sempre. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, tutti quanti in live su Twitch. Vi ricordiamo ancora una volta, dal lunedì al venerdì, tutte le sere, esclusivamente in diretta su Racing Team Italia, il VRL e la Rookies. Quindi seguiteci e state con noi, perché ci saranno presto delle novità molto molto interessanti. Ricordiamo a tutti che si sta avvicinando anche il momento in cui trasmetteremo i quarti fino alla finale di karting Operazione Trionfo, quindi rimanete con noi anche per avere informazioni su questo. E che dire, vi aspettiamo lunedì prossimo con l'inizio della nuova settimana di gare, e vi auguriamo un bellissimo weekend a tutti. Buonanotte, buon fine settimana. E dopo mi chiedo: ma come fanno ad andare col palco? Bene, buonanotte ragazzi. Buonanotte, ciao a tutti. Complimenti a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.